Ciao ragazzi, prima di iniziare vi voglio solo avvisare di una cosa. Per i primi 2 o 3 minuti ci vedrete un po' sfocati, poi il video migliorerà. Guardatelo fino alla fine. Telecamera 1, telecamera 2. Insomma, ragazzi, ci avete chiesto professionalità e quindi oggi vi venderemo il miglior coltello della vostra vita. Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova. Non è una live, non è un niente. Un video. È un video riuscita. È un video riuscita che faremo in che lingua oggi? Italo-spagnolo? Quindi una ricetta spagnola super in voga alle Isole Canarie e quindi anche da noi a Fuerteventura: crocchette di prosciutto. Croquetas de jamón. Impareremo come si fanno e soprattutto tutte le terminologie degli ingredienti che andremo a trattare. Hoy haremos una receta muy típica que son las croquetas de jamón y se suelen comer acompañadas con una cervecita como entrante para un aperitivo. Utilizaremos una batidora manual, Una frusta, una espátula de silicona, una spatola, un cuchillo un coltello, y necesitaremos una cacerola rentolino, y un escurridor. questa è una schiumarola. Mamma mia, ragazzi! Che ingredienti abbiamo? Una cebolla, Cipolla. 100 gramos de jamón serrano, 100 grammi di prosciutto crudo serrano spagnolo della penisola. sal, Sale. pimienta negra, Pepe nero. leche, son 250 ml, 250 ml di latte. 100 grammi di harina, 100 grammi di farina. 100 grammi di mantequilla, 100 grammi di burro. un uovo, Un uovo, nuez moscada, noce moscata QB y pan rallado. e pane grattato. Para freírlo vamos a necesitar naturalmente aceite, lo que preferéis. Normalmente yo utilizo aceite de girasol. Per friggere le crocchette, solitamente Ica utilizza olio Motul del trattore, giusto? No, ho sbagliato, scusatemi. Rifacciamo. Solitamente Ica per friggere le crocchette utilizza olio di semi di girasole. Es una receta bastante sencilla. Picamos la cebolla. Vamos a limpiarla. Ognuno deve fare qualcosa della sua ricetta. Io ho pensato di prendere per 2 crocchette 6 birre. Vamos a cortar el jamón en trocitos. In questo momento che è un pochino delicato con il coronavirus, è meglio utilizzare tutto ciò che abbiamo in casa. Tante volte anche magari se avete dei tagli, non so, il prosciutto in frigorifero da 3 giorni non è più così buono da consumare così e lo potete appunto riproporvelo al vostro stomaco in questo modo. En cuanto la cebolla empiece a freír, vamos a añadir sal, pimienta y nuez moscada. Andiamo a mettere sale, pepe e noce moscata. Adesso, come vedete, si è sciolto un po' il burro insieme allo scalogno e già il profumino comincia a farsi sentire. Quantitativi di pepe e noce moscata? Al gusto. Moce moscata. Tenéis que acordaros que el jamón ya está bastante fuerte como sabor, entonces cuidado con la sal. Mi raccomando ragazzi, non caricate troppo con il sale, la noce moscata, il pepe, perché il prosciutto, una volta che viene cotto, prende molto più sapore. Specialmente noi abbiamo della nostra che è prosciutto spagnolo, che già è molto più saporito di suo. De vez en cuando vamos a remover hasta cuando la cebolla sea bien doradita. Di tanto in tanto muoviamo con il cucchiaio fino a quando la cipolla non diventa dorata. Quindi, Ica, cosa ne pensi di questi piatti di Fuerteventura? Non sono molto soft, non sono molto dietetici, però Ammettiamo che noi quando andiamo al ristorante non possiamo non ordinare le croquetas. sono molto ben volute qua alle Isole Canarie, vero? Cioè, lo mettono proprio nei ristoranti tipici rurali, le propongono sempre. Sì, vanno a proponer normalmente croquetas de jamón, croquetas de pescado o de gambas. Non solo di prosciutto, ma anche con i funghi, quindi funghi champignon, piuttosto che de marisco, quindi di mare, usano il pesce bianco quasi sempre, oltre anche a proporli con i gamberetti. Quando la cebolla esté bien doradita, vamos a añadir la harina. Finalmente adesso la cipolla è bella dorata e Ica ha aggiunto la sua farina. Battiamo rapidamente. Quindi con la frusta diamo non lo so, creiamo una sorta di crema. Eliminando todos los grumos, Sì.
Questo l'avete capito anche voi, togliamo tutti i grumi. Quando la nostra cremita esté di questa consistenza doradita, añadiamo leche. Quando finalmente questa crema è bella dorata e bella amalgamata, mettiamo un po' di latte. Sì, lo pensáis, è come il procedimento per fare besciamella. Con la ricetta che stiamo facendo oggi, quante crocchette ci verranno? No, muchas en realidad, porque he cortado un poco las cantidades porque tenía poquito jamón, vale, yo creo que serán como un 10. Dovrebbero venirne una decina con gli ingredienti e i dosaggi che vi abbiamo detto oggi, perché non avevamo molta disponibilità di prosciutto. Simplemente, si queréis hacerne mucha, vais a multiplicar las cantidades. Sì, se volete farne di più, quindi in questo caso appunto una decina, poi vedremo alla fine quanto ne saranno venute, se ne vorrete fare 20, 30, 40, semplicemente basterà moltiplicare per 2, per 3, per 4 gli ingredienti. Sembra una cosa ovvia, ma ad esempio per me medesimo non è così. Mientras que esperamos que eso vaya un poco agglomerandosi, vamos a añadir el jamón. Tutto tu fai oggi, quindi errori non ce ne possono essere. Meno male, non vuoi più mettermi alla prova, ti capisco. Pues que espero hacerlo correcto. Si hay españoles que nos están siguiendo y tienen un consejo o yo me estoy equivocando en algo, que por favor lo comenten, porque nosotros siempre seguimos aprendiendo, ¿eh? Quindi insomma, se ci sono degli spagnoli che stanno cercando di capire un po' l'italiano o vogliono un po' farci beffa di noi perché non sappiamo cucinare prodotti spagnoli, un po' come quando gli spagnoli cucinano qualcosa di italiano, prima di criticarci, diteci: ragazzi, non si fa così, così almeno potremo fare meglio anche noi la prossima volta. Se doni del cibo a qualcuno, lui mangerà per un giorno, ma se gli insegni a coltivare, avrà a mangiare per tutta la vita. Vale, ahora mismo, ya que está todo bien mezclado y empieza a aglomerarsi, vamos a levantar un poquito la temperatura del fuego. Quindi adesso che tutto è un bel mixot, come si dice a Bergamo, è un bel mischiotto, alziamo un po' la temperatura, così cominciamo a cuocere e a far evaporare un po' i liquidi, così da creare un qualcosa di amalgamato dopo, giusto? Esattamente. Así como por la receta della besciamella, seguid removiendo, porque si no, todo lo que está en el fondo de la cacerola se quema. I più incapaci come me rischieranno di in questo momento andare fuori a fumarsi una sigaretta o già bere una birra, perché questo l'aperitivo è già iniziato in un certo senso. Rischiate che si bruci il fondo della vostra fantastica besciamel cipollazza. Mischiate tutto il tempo come sta facendo la nostra fantastica chef. Nuestra cremita sta cambiando di consistenza e muoviendolo così se nota che la nostra crema sta cambiando di consistenza e praticamente assomiglia sempre di più al grasso del differenziale di un Cherokee XJ. Questo poi è invitante come idea, non credete? Io sì. Compra anche tu oggi l'olio Motul di Ica. Ora ricorda un po' la polenta. Ica, ti piace la polenta? Per niente, non c'è una cosa che odio di più della polenta. Non ti piace la polenta? Per niente. A voi ragazzi piace la polenta? Vi piace la polenta? Scrivetela qua sotto nei commenti. E soprattutto ragazzi, mettete questo benedetto pollice in su nel video, così da farci felici. Noi viviamo con i vostri mi piace. No, scherzi a parte. Però sarebbe bello lasciare un bel mi piace, un'iscrizione, così da farci capire se vi piacciono questi video, insomma, condividere un po' con noi una lingua che non è la nostra e delle ricette che in Italia non conosciamo. E ora già sta come una massa di pizza. In questi casi i più esperti ben avranno capito che non abbiamo aggiunto nei nostri ingredienti l'immancabile WD-40. In questo caso, se volete averlo un pochino più morbido, potete metterne QB, cioè quanto basta. Non fatelo a casa. Stiamo giusto assistendo al raffreddamento generale di questa massa di bontà. Sono passati un 10 minuti. He preparado las cosas para rebozar las croquetas, pero ahora mismo vamos a formarlas con las manos limpias y sin anillos. Questo è il momento più bello che tutti aspettavamo. Y sobre todo se ha enfriado un poco, porque si no me iba a quemar las manos. Assolutamente, bisogna stare molto attenti, perché bisogna aspettare che si raffreddi un po', perché altrimenti poi ti cuoci le mani e ti vengono le fiacche. Cogemo un pochito, un trocito de masa, y vamos a moldearla con las manos, así.
Bisogna fare le palline. Che forma bisogna dargli? Luca, che rice, in realtà. Una forma a caso? Violerea, sì. Una pallina da ping pong. Poi, se volete fare una palla da rugby, vi liberi di farlo. Che cosa sto per fare? Ragazzi, la conoscete questa canzone? Vamos pa la playa, pa curarte la... questa canzone qua, che è stata famosissima l'anno scorso, che ha fatto venire alla gente un sacco di voglia di Caraibi, di Caribe, perché in spagnolo è il Caribe, o delle isole Canarie, perché sono i Caraibi dell'Europa, perché si vive come nei Caraibi. Cosa dice un pezzo della canzone che sentiamo adesso? Cierra la pantalla, apre la medaglia. Acquista anche tu oggi al 4-2. Serra la pantalla e apre la medaglia. Chiudi il telefono, non in questo caso perché dobbiamo finire di guardare la ricetta, quindi non ci ascoltate la parola, ma togli e apri la bottiglia. In questo caso io uso una forchetta perché non trovo il cavatappi. La medaglia è il tappo. Se volete mantenere le dimensioni da pallina da ping pong come abbiamo fatto noi qua, ve ne usciranno ben 14. Quindi ragazzi, non sono poche, anche perché queste qua riempiono. Attenzione ragazzi, io già ve lo dico, qua dentro, essendo che è una sorta di purè poi vi rimane, è estremamente bollente. Hemos puesto a calentar el aceite y vamos a reposar con huevo y pan rallado las croquetas. Quindi da 1 a 10 abbiamo messo 4 la temperatura per scaldare il nostro bel olio di girasoli. Dall'altra parte abbiamo adesso le nostre belle crocchettine che ancora non sono croc-croc, sono ancora gnie-gnie. E quindi bisogna mettere in automatico niente c'è di automatico, va fatto con olio di gomito. Bisogna mettere con pane grattato e uovo, lo usiamo come collante. Se avete il Vinavil usate anche quello, ma noi preferiamo usare l'uovo. Chiaramente ragazzi lo sapete che io scherzo con alcuni ingredienti, quindi per quanto riguarda il burro e il sale magari non metteteli. Si rotola dentro in questa emulsione di uovo. L'uovo sbattuto, emulsione. Perché è un po' chef, no? E poi la si rotola nella sabbia di Fuerteventura. Nel pangrattato. Che sembra sabbia di Fuerteventura. Come lo che avete intentato fare parmigiana o pasta alla norma o carbonara. Se intentate fare anche le croquetas, nos gustaría muchísimo, nos encantaría. Se cagáis la foto in Instagram e nos etichettáis. Cosa ha detto la nostra fantastica Ica? Innanzitutto che abbiamo un profilo Instagram che è Nico Ica FTV. Ci riuscite a trovare dove facciamo i pirla praticamente tutto il giorno, specialmente io. Dato che questa non è la prima ricetta che facciamo, nel nostro canale parliamo di tutto e di più, sempre inerente alla Spagna, alle isole Canarie, con priorità Fuerteventura, l'isola che abitiamo, ci sono altre ricette che abbiamo fatto, ricette italiane, ricette spagnole, ricette tipiche di Fuerteventura, e tanti di voi le hanno proprio volute riproporre, e ci avete mandato le foto anche su WhatsApp, privatamente, se non su Instagram. Se avete Instagram, fatelo, e poi taggateci, etichettateci, in maniera tale che possiamo condividere con voi, insomma, il vostro progetto, il vostro aperitivo. Se volete io vi posso aprire una birra, perché è il massimo che posso fare, giusto? Altrimenti c'è Ica che lei cucina per tutti. Stavo leggendo ragazzi stamattina che ogni spagnolo ha preso dai 3 ai 5 kg in questa quarantena, che oramai è diventata una centena. Una sessantina. Culpabile! Quando l'aceite esté bien calentito, vamos a freír nuestras croquetas. Quando l'olio è bello caldo, andiamo a friggere le nostre crocchette. Questo, dai, direi che è abbastanza ovvio. Preparamos un plato con carta, con papel absorbente e le scurite. De esta forma no vamos a necesitar mucho tiempo para freírla porque la croqueta en sí ya está completamente cocida. Hemos ya cocinado todo. Simplemente es lo que tenemos que hacer es que tenemos que freír la parte de reposado. Internamente la nostra croquetta è già stata cucinata, quindi non ha bisogno di cuocersi nella frittura, ma solo creare la doratura intorno. Ed ecco perché, grazie anche alle mie 4 lauree in psicologia, oltre che essere chef affermato negli States, oltre che negli Emirati Arabi, penso che oggi Ica abbia creato un piatto di tutto rispetto. Molto delicatamente, con l'ausilio di una spatola oppure di una cazzuola da muratore, potrete girare le vostre fantastiche crocchette in modo che vengano cotte uniformemente. Vale.
quali nuestras croquetas están listas. Pronte ragazzi, meravigliosamente bollenti. Abbiamo fatto questa bellissima live anche nonostante abbiamo il nostro bimbo che doveva fare la nanna e quindi siamo riusciti anche con l'ausilio della nonna che è qua vicino che non vuole farsi vedere a riuscire, quindi parliamo a bassa voce, a fare tutto. Provate anche voi a cucinarle, intentate hacer las croquetas de jamón. Perché sono davvero fantastiche. Nos vemos. Ciao.